Squadra Mobile oggi ha effettuato 7 misure cautelari nei confronti di persone che con metodi mafiosi riuscivano a estorcere delle attività imprenditoriali qui in Toscana. Sì, praticamente ieri mattina, un'operazione che è durata tutto il giorno, tutta la giornata di ieri, abbiamo eseguito questi provvedimenti cautelari e dei sequestri preventivi di patrimoni per un equivalente di 9 milioni di euro a carico di alcuni soggetti legati, a nostro avviso, al clan camorristici che si appropriavano di ditte in difficoltà, prima fornendo un aiuto apparentemente lecito, poi di fatto se ne appropriavano e espellevano la proprietà sana dell'azienda e continuava la gestione con metodi, diciamo, non proprio lineari. Queste acquisizioni di queste società venivano anche con metodi estorsivi, per i quali il GIP ha riconosciuto anche l'aggravante del metodo mafioso. Dove hanno sede queste attività imprenditoriali? Ma in linea di massima a Castel Fiorentino, cioè in provincia di Firenze e nella provincia di Prato. Ci sono stati anche casi fuori provincia, come per esempio tentativi di estorsione in danno di un bar a Pontedera, in provincia di Pisa, e anche un altro tentativo singolo di un'estorsione singola, non legata però a attività imprenditoriali, in provincia di Alessandria. Grazie. Ok?